Siamo con Maurizio Acerbo, segretario nazionale di Rifondazione Comunista, oggi a Spilamberto per la festa di Rifondazione. Parallelamente a Ponte Alto arriva Matteo Renzi. La festa dell'Unità sta registrando poche presenze rispetto agli anni scorsi. C'è quanto ancora, a suo avviso, il PD parla un elettorato, se non di sinistra, almeno di centro-sinistra? Io penso poco, anzi dispiace che ancora tanti compagni e compagne considerano il PD un partito di sinistra. Io credo che non sia più così e bisogna prendere atto di questa verità. Il Partito Democratico è un partito che fa una politica indistinguibile dalla destra. Certo, non è un partito fascista, ma è un partito che un tempo si sarebbe definito di destra economica, cioè un partito che è espressione degli interessi del grande capitale finanziario, dei grandi industriali, e sicuramente non è più un partito da troppo tempo, anche prima che arrivasse Renzi, che difende gli interessi popolari e delle classi lavoratrici. Molti dei volontari che oggi non partecipano più alla festa dell'Unità abbracciano magari la corrente bersaniana, quell'articolo 1 nato di recente da una costa del PD. Ecco, perché guardano comunque a una sinistra più moderata rispetto a una sinistra radicale come quella del partito che lei rappresenta? Ma perché quello è l'ex gruppo dirigente del PD e del centro-sinistra, e quindi c'è una parte di quegli elettori, quei militanti, che sperano ancora. Io credo che dovrebbero analizzare il fatto che, tolta la maleducazione di Renzi e la totale estraneità di Renzi alla cultura e alla storia della sinistra, in tutte le sue correnti, proprio Renzi e la sinistra sono due rette parallele, però va anche detto che ci ritroviamo Renzi perché il grande ramo e albero della sinistra italiana, nata dal movimento operaio e socialista e dalla storia del Partito Comunista, è stato segato da quelli che oggi si lamentano del renzismo un po' tardivamente. Potevano pensarci un po' prima. Per immaginare una sinistra di opposizione, è possibile per Rifondazione un accordo con le forze alla sinistra del PD, immagino Sinistra Italiana dunque, e proprio i bersaniani a cui facevamo riferimento? Per quanto riguarda fare battaglie di sinistra, noi siamo per l'unità nelle lotte, nelle mobilitazioni, con chiunque condivida con noi posizioni di sinistra. Siamo però altresì convinti che le posizioni di D'Alema e Bersani rimangano ambigue, infatti sostengono ancora questo governo, e non mi pare che abbiano fatto una vera autocritica rispetto alle politiche neoliberiste che li hanno contraddistinti quando dirigevano loro il centrosinistra e poi il PD. A loro, a mio parere, si addice un verso di De André, cioè si sa che da buoni consigli chi non può più dare il cattivo esempio. Forse dovevano fare qualcosa di sinistra quando lo dirigevano il Partito Democratico, non dopo che sono stati messi alla porta. Però collaboriamo. Io penso che però in Italia ci sia bisogno di una sinistra radicalmente alternativa al Partito Democratico e alle altre destre, sul modello dei nostri compagni di Unidos Podemos in Spagna, di Syriza in Grecia, della Linke in Germania, di Mélenchon in Francia. In tutta Europa c'è una sinistra che è davvero sinistra, che è diventata di massa, è cresciuta in molti paesi, ha addirittura sostituito i partiti simili al PD. Noi lavoriamo per questa prospettiva e diciamo ai compagni di Sinistra Italiana: cosa aspettate? In Italia la sinistra, abbiamo detto, insomma, è ancora divisa, però mentre la sinistra è divisa, a Modena e non solo si rinfiamma quella destra radicale, espressione ad esempio come espressa ad esempio in partiti come Forza Nuova. Recentemente, proprio a Modena, ieri, insomma, a Carpi, c'è stata un'altra manifestazione di Forza Nuova contro lo Ius Soli. Su questo avete la stessa linea, forse anche lei, le forze di sinistra e anche il PD. C'è da temere dei rigurgiti fascisti o comunque, certo, di estrema destra? Siamo contro il fascismo e pensiamo che, tra l'altro, il PD, attaccando come ha fatto con la riforma che noi fortunatamente siamo riusciti a sconfiggere nel referendum, la Costituzione repubblicana nata dalla Resistenza, abbia contribuito, così come accettando negli ultimi 25 anni una riscrittura della storia per cui il comunismo è stato solo crimine, hanno contribuito a ridare fiato a una destra fascistoide. Però voglio dire che più che Forza Nuova a me preoccupano Minniti, Salvini,
il Movimento 5 Stelle, il fatto che in Italia tutti cercano voti dicendo e facendo cose di destra e tutti indicando negli immigrati la causa dei problemi della gente, la causa della precarietà del lavoro, la causa del fatto che gli italiani andranno in pensione a 70 anni, taglia la sanità, al welfare, tutti i problemi che ci sono, l'impoverimento della nostra società non derivano dall'immigrazione, derivano da una politica che è asservita al grande potere economico su cui queste forze purtroppo sono sulla stessa lunghezza d'onda. In tutta Europa la destra radicale fascistoide è stata contrastata laddove è cresciuta una sinistra radicale effettivamente alternativa che ha costretto a discutere dei problemi delle persone e non della guerra tra poveri, quella a cui ci invitano tutti i media. E per cui d'accordo sul mettere fuori legge, per esempio mi attenderei un'iniziativa forte in questo senso, non come la legge Fignano, ma provvedimenti seri, perché organizzazioni neofasciste vanno sciolte ai sensi della Costituzione repubblicana, ma questo non basta. Il problema è che sta crescendo il fascismo nella società come pulsione contro l'immigrazione, come che è diventata il capro espiatorio di tutti i problemi degli italiani. La ringrazio, Acerbo. Grazie. E allora buona festa a Spilamberto. La saluto.